I'm so happy to be able to share again this week. Sono molto felice di poter condividere ancora questa settimana. Last week we talked about the Holy Spirit and the ministry of the Spirit. La scorsa settimana abbiamo parlato dello Spirito Santo e del ministero dello Spirito Santo. And Pastor, I want to thank you for having me back again this week. E Pastore, voglio ringraziarla per avermi dato la possibilità di essere ancora con voi questa settimana. I love that you talked about the story of Acts chapter 10. E amo molto il fatto che abbiate introdotto parlando della storia di Atti capitolo 10. And there's one important thing to me. Ed è qualcosa di molto importante quel passaggio per me. That Cornelius was Italian. Perché Cornelio era un italiano. And God chose a group of Italians to receive the Holy E Dio ha Spirit. scelto proprio un gruppo di italiani per cominciare a ricevere lo Spirito Santo. And today we need another group of Italians to be baptized in the Holy E oggi Spirit. abbiamo bisogno di un altro gruppo di italiani per essere battezzati nello Spirito Santo. Amen. Amen. And tonight I'm going to share a little bit about the baptism of the Holy E voglio Spirit. condividere qualcosa questa sera sul battesimo dello Spirito Santo. Because it is for everyone. Perché è per tutti. So we're going to look at the E quindi scriptures. guarderemo alcune scritture. And we're going to get rid of the mystery. E vogliamo togliere ogni mistero su questo And we're going to insegnamento. get rid of obstacles. Vogliamo togliere davanti ogni ostacolo. Because God wants to give us everything he planned. Perché Dio vuole che noi possiamo avere tutto ciò che Lui ha pianificato. And God is no respecter of people. E Dio non rispetta il volere della gente. It's for everybody. Perché è per tutti. So I'm going to start tonight in Acts chapter 2. Vogliamo cominciare questa sera da Atti, capitolo 2. But we're going to look more at the end of that chapter. Ma guarderemo molto di più alla fine di questo capitolo. After the Spirit had fallen in the upper room. Dopo che lo Spirito Santo era già sceso nell'alto solaio. And the people spoke in the lungs of all the nations. E le persone hanno cominciato a parlare le lingue di ogni nazione. And then Paul, Peter gave an explanation. Ed ecco che poi c'è Pietro che dà una spiegazione. And we're going to look at verse 38 and 39. E guarderemo i versi 38 e 39. It says, then Peter said to them, repent and let one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. E dice così, e Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. He makes that positive statement, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Quindi fa questa frase affermativa e positiva, voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Jesus had told his disciples that it was coming this moment. E Gesù stava dicendo ai suoi discepoli che questo dono stava per arrivare in quel momento. Now let's look at verse 39. Guardiamo anche il verso 39. This is important. È molto importante. For the promise is to you and to your children and all to our far off as many as the Lord our God will call. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Are you called of the Lord? Siete voi chiamati dal Signore? This promise is for you. Beh, allora questa promessa è per voi. And what was Peter talking about? E di cosa stava parlando Pietro? He was talking about the Spirit falling and tongues beginning to operate. Stava parlando proprio dello Spirito che scendeva e delle lingue che cominciavano ad operare. And in the tongues of the nations they prophesied the good news of E nelle Jesus lingue Christ. Conosciute delle nazioni hanno profetizzato la buona notizia di Gesù Cristo. This was the first manifestation of the outpouring of the Spirit in the New Testament era. E questa è la prima manifestazione del versamento dello Spirito Santo nell'era del Nuovo Testamento. It came with a promise. È venuto con una promessa. It came with power. È venuto con potenza. It came with the supernatural. È venuto con il soprannaturale. It immediately touched the harvest of the nations. Immediatamente ha colpito un'intera raccolta delle nazioni. The Holy Spirit came with purpose. Perché lo Spirito Santo con uno scopo. And the church took on a new energy that day. E quella chiesa ha avuto una nuova energia in quel giorno. Now, in the past, was the Spirit of the Lord upon different people? Nel passato sappiamo che lo Spirito di Dio era su diverse persone. Yes, he was. Certo, lo era.
Yeah, he was on Gideon. Era su Gedeone. He was certainly on Moses. Sicuramente su Mosè. He was on Samson. Su Sansone. He was on many prophets. E su molti profeti. They acted and spoke by the Spirit of God. Hanno agito e parlato per lo Spirito di Dio. But it was a bit different than today. Ma è stato un po' diverso da quello che accade oggi. I should say in this New Testament time. Dovrei dire in questo nuovo tempo neotestamentario. Because the Holy Spirit would come on one person for a specific assignment. Perché nel passato lo Spirito Santo andava su un'unica persona per uno speciale scopo. But in Acts chapter 2, ma in Atti capitolo 2, it's a fulfillment of the promise in the book of Joel, c'è un compimento delle profezie di Gioele. That the Spirit would be poured out on all flesh. Cioè che lo Spirito sarebbe stato versato su ogni carne. Young men, young women would prophesy. Giovani e giovani donne avrebbero profetizzato. They would have dreams. Avrebbero avuto sogni. There would be visions. Avrebbero avuto visioni. Old men would have dreams. E questi uomini anziani avrebbero avuto dei sogni particolari. I have a lot of dreams. E io a quest'età ho molti sogni. But there's even more that the Holy Spirit gives. Ma c'è ancora molto di più che lo Spirito Santo dà. He gives the gifts of the Spirit. Lui dà i doni dello Spirito. And in transformation he moves in the fruit of the Spirit. E trasformandoci dentro lui ci muove col frutto dello Spirito. So we understand that the Holy Spirit is part of becoming a believer. E quindi comprendiamo bene che lo Spirito Santo è parte del diventare nuovi credenti. Ma lasciate che vi porti in un piccolo viaggio. Let's go back to the Gospel of John. Torniamo un attimo al Vangelo di Giovanni. When Jesus had already risen from the dead. Quando Gesù era già risorto dai morti. And he was talking to his disciples. Stava parlando ai suoi discepoli. In John chapter 20. In Giovanni capitolo 20. In verse 28. Al verso 28. He did something very unusual. Ha fatto qualcosa di davvero inusuale. But God does many things that are unusual. Ma diciamo la verità, Dio fa moltissime cose inusuali per noi. Breathed on his disciples. Addirittura Gesù soffiò sui discepoli. Almost like when God breathed on Adam. Quasi alla stessa maniera in cui Dio il Padre soffiò in Adamo. Almost like when God, the Spirit came and Jesus was put in Miriam. Quasi alla stessa maniera in cui lo Spirito l'avvolse e Gesù fu messo nel grembo di Maria. He breathed on the disciples. E così Gesù alla stessa maniera soffiò sui discepoli. And it says that He said, "Receive the Holy Spirit." E disse, ricevete lo Spirito Santo. So what happened? Quindi cosa è successo? There was no speaking in tongues. Non c'era un parlare in lingua immediato. There was no miracle anointing that manifested. Non c'era un'unzione di miracoli che si è manifestata. But he had promised earlier that he was going to send the Holy Spirit. Ma aveva promesso prima che lui avrebbe mandato lo Spirito Santo. But there was a fresh baptism that still was to be realized. Ma c'era un fresco battesimo che doveva ancora essere realizzato da loro. So I'd like to make this distinction. E quindi mi piace fare questa distinzione. When you're a follower of Jesus Christ, quando sei un seguace di Gesù Cristo, you're a believer, quando sei un credente, you've invited Jesus to be your Lord, quando hai invitato Gesù ad essere tuo Signore e Salvatore, I believe the Holy Spirit comes inside of you. Io credo che lo Spirito Santo viene dentro di te. But there is an empowering that God wants. Ma c'è un potenziamento che poi Dio vuole darci. E Gesù ci parla di questo che si trova in Atti 1:8. E dice, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E voi sarete miei testimoni fino all'estremità della terra. Certo, ha detto Gerusalemme, Giudea, Samaria. And then in the next hour, e poi next chapter, nel prossimo capitolo we see the experience of the outpouring of the Spirit. Vediamo questa esperienza del versamento dello Spirito Santo. There was a sound of a wind. C'è stato un suono come di un vento impetuoso. There was tongues of fire. Ci sono state lingue di fuoco. And all of the people that were gathered in the city that day of Pentecost. E tutte quelle persone che erano radunate in città il giorno di Pentecoste. They heard them speaking in their own language. Hanno sentito quella gente parlare nella loro propria lingua natia. That's not typically how people work in the Holy Spirit today. E questo non è tipicamente come le persone camminano nello Spirito Santo oggi. We're going to see that there's many uses of the gift of tongues. Possiamo vedere che ci sono molti usi del dono della lingua. I had an
an experience like Acts chapter 2 once Io, per esempio, ho avuto un'esperienza simile a quella di Atti una volta nella mia vita. I was in Brazil, mi trovavo nel Brasile and, two pastors asked me to pray for them. E due pastori mi hanno chiesto di pregare per loro. I don't speak Portuguese. Ma io non parlo portoghese. And when I started to pray for them, e quando ho cominciato a pregare per loro, an unusual anointing came on me. Un'unzione insolita è scesa su di me. And I prayed in tongues, e ho cominciato a pregare in altre lingue. And the brothers began to cry. E i fratelli hanno cominciato a piangere. And they thanked me. E mi hanno ringraziato alla fine. I said, okay. E ho detto, ok. I went back to America, sono tornato negli Stati Uniti. And I got a letter from the director of the missionary. E mi è arrivata una lettera dal direttore della missione. He said, Brother John, you prayed in perfect Portuguese. Dice, fratello John, tu quel giorno per quei due uomini hai pregato in un portoghese perfetto. I said, I don't know Portuguese. E ho detto, ma io non conosco il portoghese. But that gift of speaking in the language of the nations came upon me. Ma quel dono di parlare nelle lingue delle nazioni venne su di me. God can do whatever he wants. Dio può fare qualsiasi cosa lui vuole. Well, let's just talk about the normal use of the outpouring. Ma parliamo invece dell'uso normale del riempimento dello Spirito Santo. And the need for the baptism of the Spirit. E del bisogno che noi abbiamo di essere battezzati nello Spirito Santo. When you're baptized in the natural, ora quando vieni battezzato nel naturale, you know, people they take you and they put you under the water. Le persone ti prendono e ti mettono sotto dell'acqua. And you go totally under the water. E vai totalmente immerso nell'acqua. So that the water is bigger than you. Affinché l'acqua è più grande di te. That's what calls being baptized in the name of Jesus. E questo è quello che significa essere battezzati nel nome di Gesù. And actually in Matthew's gospel it says be baptized in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Proprio in Matteo, no? Nel Vangelo dice di essere battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. But then there's the baptism in the Spirit. Ma poi c'è un battesimo nello Spirito. And we notice in this first occasion that there was tongues. E vediamo in questa prima occasione che c'erano delle lingue. Other languages came out of these Galileans. Altri linguaggi vennero fuori da questi Galilei. And this is what's going to happen to many believers. E questo è quello che poi sarebbe accaduto a moltissimi altri credenti. If you are open, e se tu sei aperto and you believe the Bible, e credi nella scrittura. Let me tell you, one thing that many people forget is in 1 Corinthians 14. Lasciate che vi dica questo, una cosa che molti dimenticano si trova in 1 Corinzi 14. At the very end of that chapter, alla fine di quel capitolo, it says, "Do not forbid the speaking in tongues." Dice non proibite il parlare in altre lingue. Many people that don't believe in this, it's as if they took chapter 14 out of the Bible. E molte persone che oggi purtroppo non credono in questo, è come se strappassero via il capitolo 14 di Corinzi dalla Bibbia. No, the church needs the ministry of the Holy Spirit. No, la Chiesa ha bisogno del ministero dello Spirito Santo. And it's not just about speaking in tongues. E non parliamo soltanto di parlare in altre lingue. But it's the power to live the kingdom life on this earth. Ma è la potenza di poter vivere la vita del regno di Dio qui sulla terra. To do miracles, di operare miracoli. To heal people, per vedere guarigioni delle persone. To preach in faith, per predicare in fede. And I should say this very strongly. E dico anche questo con molta forza. Everything of God takes faith to receive. Che tutto quello che appartiene a Dio richiede fede per poter essere ricevuto. Hebrews 11 tells us without faith it is impossible. Ebrei 11 ci dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. So you must believe in these gifts of the Spirit. E quindi tu devi credere innanzitutto in questi doni dello Spirito. I remember talking to a pastor from Louisiana. Mi ricordo un giorno parlavo con un pastore della Louisiana. He had grown up in a Baptist church that did not believe that these gifts were operating. E lui era cresciuto in un contesto di chiesa battista dove non si credeva che questi doni dello Spirito operassero ancora oggi. But he was open to relationships with other pastors. Ma era aperto alle relazioni con altri servitori e pastori. But he felt these other pastors were very wrong. Anche se sentiva dentro di sé che questi pastori che credevano nei doni erano sbagliati. But he had a passion for God. Ma aveva una tale passione per Dio. So he would wake up in the middle of the e quindi night. Si svegliava nel cuore della notte. Because he heard somebody talking in his room. Perché sentiva che qualcun altro parlava nella stanza. But there was nobody there. Ma non c'era nessuno lì. He said, "Who's talking in my room?" E dice, ma chi sta parlando nella mia stanza? So he went back to sleep. E quindi è tornato a dormire. Then he heard voices again. E poi ha sentito ancora delle voci. And he woke up. Svegliato di nuovo. There was nobody there. Ma non c'era nessuno lì.
And then the third time, e la terza volta, when he woke up, his mouth was moving. Quando si è svegliato, la sua bocca si stava muovendo. God was baptizing in the spirit in his sleep. Dio lo stava battezzando nello spirito durante il suo sonno. And he was speaking in tongues. E cominciò a parlare in altre lingue. That he realized that this gift was also for him. E ha realizzato che quel dono era anche per lui. You know, the Bible says it's for all the children of the ages to come. Dice che questo dono è per tutti i figli che verranno nelle generazioni. 1 Corinthians 13 is often used against the gift of the Spirit. Prima Corinzi 14 spesso viene usato contro i doni dello Spirito. Because it says a time when prophecy will end. Perché dice che c'è un tempo in cui le profezie finiranno. And tongues will come to an end. E che anche le lingue cesseranno. And knowledge will come to an end. E la conoscenza verrà abolita. What time is that? Adesso, di che tempo parla in quel verso? That's when Jesus comes back. È il tempo in cui Gesù tornerà. We don't need the gifts of the Spirit. Dove non avremo più bisogno dei doni dello Spirito. He's there present with perché us. Lui sarà lì, presente con noi. We don't need prophecy. Non abbiamo bisogno di profezie. Because we have Jesus. Perché abbiamo Gesù. Often people use that to say that the gifts of the Spirit ended in the development time of the books of the Bible. E spesso le persone usano questo per dire che nel tempo della fine dei libri della Bibbia queste cose finiranno. And that anybody that uses the gifts of the Spirit is actually operating in heresy. Ma tutti quelli che magari stanno continuando a usare i doni dello Spirito vengono considerati a volte come degli eretici. But if you do a study of history, ma se facciamo uno studio storico, there are many books written about this, ci sono moltissimi libri scritti su questo tema. E allora vedremo l'opera dello Spirito con tutti i doni per gli ultimi 2000 anni. I say this so that you would know. E dico questo affinché tu possa sapere the baptism of the Holy Spirit is for you. Che il battesimo dello Spirito Santo è per te. Let's look at a few occasions in the Bible. Vediamo alcuni casi nella Bibbia. You know, there's Acts chapter 10 when Peter visited Cornelius. C'è Atti capitolo 10 quando Pietro ha visitato Cornelio. There was no teaching on the gifts of the Spirit. Non c'è stato alcun insegnamento sul battesimo dello Spirito Santo. Peter declared Jesus Christ. Ma Pietro ha dichiarato Gesù come Cristo. And as Cornelius and his household listened to this message. E mentre Cornelio e tutta la sua casa ascoltavano questo messaggio. He was a good man. Lui era un buon uomo. He was a proselyte of the faith of Israel. Era un proselite della fede di Israele. E quando ha sentito parlare del Messia, his heart was open, il suo cuore si è aperto. And everybody began to speak in tongues. A parlare in lingue. Wow, no teaching. Wow, nessun insegnamento. You know, no preparation. Nessuna preparazione. Just an open heart. Soltanto un cuore aperto. And he received the word. E ha ricevuto la parola. Anointed by the Spirit. Unta dallo Spirito. And then it burst into life inside of him. E dopodiché è fuoriuscita vita dentro di lui. In John chapter 7. In Giovanni capitolo 7. It says out of our interior, out of our inner belly. Dice da dentro noi, dal nostro seno. Will come rivers of living water. Sgorgeranno fiumi di acqua viva. And this is speaking of the Holy Spirit. E qui sta parlando dello Spirito Santo. And this is the river that we want to flow out of us. E questo è il fiume che noi vogliamo che scorra da noi. You know, I remember when I was a young man. Mi ricordo quando ero giovane ragazzo. And I was seeking God for a little while. E iniziavo a cercare Dio per un tempo. And actually somebody invited me to a meeting of a sect, of a cult. Ed una sera, mentre ero in questa ricerca, qualcuno addirittura mi invitò in un incontro che poi si rivelò essere una setta, un incontro occulto. And I heard something horrible. E ho sentito qualcosa di terribile. That there was a demonic speaking in tongues. C'era un parlare in lingue demoniache. And then there was this. There was this false interpretation. E poi c'era una falsa interpretazione. You know, the devil likes to make a counterfeit of the real thing. Sapete, il diavolo ama falsificare la vera fede. And that made me afraid of something like this. E questo mi aveva spaventato di un'esperienza simile. But months later I came to Christ. Ma qualche mese dopo venni completamente a Cristo. I had a visitation of God in my car. Ho avuto una visitazione del Signore nella mia auto. And I wanted everything that God had. E da quel momento volevo tutto quello che Dio aveva per me. I fell in love with Jesus. Sono innamorato di Gesù. And I heard about the Holy Spirit and the baptism of the Spirit. E avevo sentito parlare dello Spirito Santo.
battesimo dello Spirito. But I had seen a counterfeit before I was saved. Ma avevo visto quel falso battesimo prima di essere salvato. The enemy likes to bring confusion. Perché vedete, il nemico ama portare confusione. The devil is the author of confusion. Perché il diavolo è l'autore della confusione. But everything in God is yes and amen. Ma tutto quello che in Dio è un sì e un amen. So one night I was praying by the altar. E una sera pregavo lì all'altare. One important thing to understand is waiting on the Lord is good for you. Una cosa importante da capire è che aspettare il Signore è qualcosa di buono per noi. And I said, God, I want everything you have. E ho detto, Signore, io voglio tutto quello che tu hai. If the baptism of the Spirit is supposed to be for me. E se il battesimo dello Spirito Santo è qualcosa che è fatto per me. Even though I'm afraid. Anche se ho paura. I don't know what to do. Non so cosa fare. I want what you have. Ma voglio quello che tu hai. I see it in the Bible. Lo vedo nella Bibbia. I want this. E voglio questo anche per me. And it says in Luke chapter 11, e dice in Luca capitolo 11, if we ask God for the Holy Spirit, che se noi chiediamo a Dio lo Spirito Santo, in verse 13, nel verso 13, he will give us the Holy Spirit. Lui ci darà lo Spirito Santo. He will not give us something false. Non ci darà qualcosa di falso. And suddenly I felt something like a, almost like a bubble coming up inside. E all'improvviso ho sentito qualcosa come delle bolle che fuoriuscivano da dentro di me. And some sounds began to come out of my mouth. E alcuni suoni cominciavano a uscire dalla mia bocca. Let my lips be free to say these sounds. E ho lasciato semplicemente le labbra libere di pronunciare quei suoni. And I started to pray in tongues. E ho cominciato a parlare in lingue. And then I felt like the pleasure of God come on. Ho sentito il compiacimento di Dio scendere su di me. The Holy Spirit was saying, "Thank you for letting me be free inside of me." Era come se lo Spirito Santo mi stesse dicendo grazie di lasciarmi libero dentro di te. And that was the beginning for me. E questo è stato l'inizio. And I have found praying in tongues is a powerful tool. E ho scoperto che parlare in altre lingue è uno strumento potente. Because the Holy Spirit is moving in perfect prayer. Perché lo Spirito Santo si muove in una preghiera perfetta. It says in Romans chapter 8, e dice in Romani capitolo 8 sometimes we don't know how to pray. Che a volte non sappiamo come pregare. But in verse 26 it tells us, ma il verso 26 ci dice questo. But there are groanings and deep sighs of the Holy Spirit. Che ci sono profondità e sospiri ineffabili dello Spirito Santo. And that comes through us. E questo avviene attraverso di noi. As we become intercessors for the purposes of God. Mentre noi diventiamo intercessori per i propositi di Dio. Yes, I've traveled all over the world. Sapete, ho viaggiato per tutto il mondo. And many times I've spent time praying in the Spirit. E molte volte ho passato tempo nel parlare, nel pregare nello Spirito. And it prepares my soul for the work of God. Questo preparava la mia anima per di Dio. In the book of Jude it says that it keeps us in the love of God. Nel libro di Giuda dice che ci tiene questo parlare in lingua nell'amore di Dio. And it keeps us edified in his purposes. E ci mantiene edificati nei suoi scopi e propositi. So maybe you've not been baptized in the Spirit. E forse tu non sei battezzato ancora nello Spirito Santo. Ask God to help you. Quindi chiedi a Dio stasera di aiutarti. But he's going to move through you. Perché lui si muoverà dentro di te. Don't quench your teeth. Non stringere i tuoi denti così. No. This is not something God forces. Questo non è qualcosa che va forzato. It's like everything else in the kingdom of God. È come tutto il resto nel regno di Dio. We operate out of obedience. Operiamo per ubbidienza. We walk in the peace of God. Camminiamo nella pace di Dio. The joy of the Lord. La gioia del Signore. And we feel liberty. E sentiamo la libertà. This is what it's like to be baptized in the Spirit. Questo è quello che vuol dire essere battezzati nello Spirito Santo. Paul taught us how to use the gift of tongues. E Paolo ci insegna come usare il dono delle lingue. It's written in 1 Corinthians chapter 14. Ed è scritto in 1 Corinzi 14. It's used for interpretation, which becomes prophecy. Che può essere usato con un'interpretazione e quindi diventa profezia. Paul says he can sing in tongues. Paolo ci dice che lui addirittura può cantare nello spirito. It's for personal prayer. Dice che è per la preghiera personale. And it operates in the church sometimes in a group. E che a volte si muove e opera nella chiesa, nei gruppi. And someone else will interpret. E che qualcun altro potrebbe interpretarlo. Because we all have the same Holy Spirit. Perché abbiamo tutti lo stesso Spirito Santo. So I want to encourage you tonight. E quindi vi voglio incoraggiare questa sera. The supernatural is for you. Perché questo sovrannaturale è per voi. And somehow when you are baptized in the Spirit, in qualche maniera quando sei battezzato nello Spirito, the power gets turned up. La potenza
It's like a light bulb that goes from 50 watts to 200 watts. È come una lampadina che passa da 15 watt a 20 watt, 30 watt, a 200. You know, this is something from God, and every gift from God is good. Questo è qualcosa che viene da Dio, ed ogni dono di Dio è buono. Don't let somebody tell you, you know, you don't need anything from more. Non lasciate che nessuno vi dica che non è bisogno più di niente da Dio. We need as much of God as we can receive. Noi abbiamo bisogno di tanto più di Dio di quanto possiamo ricevere. He wants all of us. E lui vuole ogni parte di noi. We want all of him. E noi vogliamo tutto di lui. This is something in relationship. E questo è qualcosa che parla di relazione. Jesus maintains a relationship with us by the Holy Spirit. Gesù mantiene una relazione con noi attraverso lo Spirito Santo. So we don't want to quench the Spirit. E quindi noi non vogliamo rattristare lo Spirito. We don't want to say no to anything of the Holy Spirit. E non vogliamo dire no a nulla che appartiene allo Spirito Santo. And part of this is receiving the baptism of the Spirit. E parte di questo è ricevere il battesimo dello Spirito Santo. So let's just take a moment. Prendiamo un momento insieme. And pray this with me. E prega questa preghiera con me. Holy Spirit, I want more of you. Spirito Santo, io voglio più di te. I want the full baptism in the Spirit. Io voglio il pieno battesimo nello Spirito. I want to overflow in the Holy Spirit. Io voglio traboccare nello Spirito Santo. So that your presence becomes greater and greater. Affinché la tua presenza diventi sempre più grande. That it may touch other people. Affinché tocchi anche le altre persone. Give me the power of your spirit. Dammi la potenza del tuo spirito. So that in the name of Jesus. Affinché nel nome di Gesù. There can be demonstrations of the spirit. Ci possono essere dimostrazioni dello spirito. In healing. Guarigioni. In words of knowledge. Parole di conoscenza. In miracles. Miracoli. The operation of faith. Le operazioni della fede. So that people would know you are real. Affinché le persone sappiano che tu sei reale. And Jesus is the only way. E che Gesù è l'unica via. Baptize me in the Spirit over and over again. Battezzami nello Spirito ancora e ancora di nuovo. I ask in the name of Jesus. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. And then spend some time waiting on the Lord. Passiamo ancora un po' di tempo nell'aspettare il Signore. Submit yourself to God. Sottomettiti a Dio. Trust in Him. Fidati di Lui. And you'll see God will work in your life. E tu vedrai che Dio opererà nella tua vita. I have traveled all over the world. Ho viaggiato in tutto il mondo. I've been a Christian for over 45 years. Sono cristiano ormai da 45 anni. The Bible is true. E la Bibbia è vera. The things of God are real. Le cose di Dio sono vere. And he loves you. E lui vi ama. He has a purpose. È uno scopo. And to carry out this purpose, we need to be in harmony with the Holy Spirit. E per portare avanti i suoi scopi dobbiamo essere in armonia con lo Spirito Santo. Baptism of the Spirit is part of the plan. Il battesimo nello Spirito Santo è parte del piano. God bless you. Dio vi benedica.